Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo meditando i misteri gloriosi. Il primo mistero ci fa risentire il grido gioioso del mattino di Pasqua. Cristo è risorto, è l'inizio della grande vittoria del bene, che si concluderà con l'ultimo atto della storia. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il secondo mistero glorioso
è l'ascensione di Gesù al cielo. Prima di lasciare questo mondo, Gesù ha detto: io vado in cielo a preparare un posto per voi. La vita è il tempo per prepararci a questo incontro, per prepararci all'abbraccio con la bontà infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo discende sugli apostoli raccolti in preghiera nel cenacolo attorno a Maria, come noi in questo momento.
Lo Spirito Santo riempie gli apostoli di forza, di coraggio, di lucidità interiore. Escono dal cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo. Oggi dobbiamo anche noi rimetterci in cammino, perché il mondo si è paurosamente allontanato da Dio e si sta popolando di tanti idoli pericolosi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo e nessuno ci potrà togliere questa certezza. Prendici per mano e mentre camminiamo in questo mondo, parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore
affinché vinciamo il peso di ogni peccato e di ogni cattiveria che ci circonda. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù, vivendo il comandamento dell'amore che ci ha lasciato Gesù, Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi e dal cielo ci protegge e prega per noi, come sa fare una vera mamma. E Maria è
la regina delle mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Salve.
Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudisci. Cristo, esaudisci. Padre celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito santo amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega. Prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre senza macchia, prega per noi. Prega per noi. Regina del Santo Rosario,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, assolvici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e soprattutto dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine in paradiso, per Cristo nostro Signore. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Settima domenica per annum. Il cristiano può essere odiato, ma non può odiare. Cristo ha indicato nell'odio la radice della violenza e ci ha chiamati a uscire dall'odio, vecchio come l'uomo, per entrare nell'amore, nuovo come Dio. Oggi il discorso evangelico va avanti e diventa sempre più chiara la novità del cristianesimo, una novità che tutti dobbiamo continuamente riascoltare e riconquistare. Dice Gesù, pensate, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Approfondiamo il significato di queste parole. Forse Cristo ci domanda la debolezza? Forse Cristo ci ordina di lasciarci calpestare? No, no, tutt'altro. Cristo infatti non proibisce la fermezza, non proibisce la decisione, Cristo proibisce soltanto l'odio e la vendetta e invita a lavorare per superare l'offesa attraverso la mitezza. Noi invece pensiamo che il male si vinca con altrettanto male. Non è vero, dice Gesù. Se al male rispondete con il male si moltiplica. Noi pensiamo che ricevere il male sia una disgrazia. No, dice Gesù, non è vero. Non è una disgrazia ricevere il male. Una disgrazia è fare il male. Spesso, senza rendercene conto, noi siamo ancora alla legge vecchia dell'occhio per occhio. Non abbiamo accolto la novità di Cristo. Allora Cristo sarebbe venuto in vano per noi. Eppure l'insegnamento di Cristo ha avuto incredibili conferme nella storia degli uomini e nella vita dei santi. È stato detto, la guerra produce nemici più di quanti riesce ad eliminare. È verissimo, lo disse Giovanni Paolo II. Ed è vero, per ogni guerra, anche per le piccole contese di ogni giorno. La novità, infatti, sta nel fermare il male, l'odio, la violenza, con una proposta diversa, con la proposta della bontà. L'aveva capito meravigliosamente Gandhi quando disse: finché non avremo sradicato la violenza nella nostra civiltà, Cristo non sarà ancora nato. L'ha detto un non cristiano, pensate, un non cristiano che però ammirava Cristo. E Gandhi aggiunse, la non violenza è la forza più grande di cui dispone l'umanità. Il mondo è stanco di odio, anche in questo momento. L'odio può essere vinto soltanto dall'amore. Opponendo odio a odio non si fa che aumentare l'estensione e la profondità dell'odio. Infine, con un pensiero sublime,
Gandhi arrivò a dire: la bomba atomica mi fa paura, io l'affronterei con un atto di preghiera. Incredibile. Non è ingenuità, non è megalomania, è lezione di fede data da un non cristiano che ha ricordato ai cristiani l'ABC del cristianesimo. Anche Martin Luther King è rimasto affascinato da questo Vangelo, al punto da esclamare: ai nostri più accaniti oppositori noi rispondiamo così: faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di sopportare le sofferenze. Fateci quel che volete e noi continueremo ad amarvi. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case, minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Gesù ha eternamente ragione. La storia è piena delle ossa dei popoli che rifiutarono di ascoltarlo. Martin Luther King e Gandhi sono stati assassinati per la loro testimonianza. Questo è vero. I violenti cercano di chiudere la bocca ai miti, ma con Cristo abbiamo la certezza che la violenza è stata vinta, è già stata inesorabilmente condannata a perdere. Tant'è vero che Gesù ha detto: abbiate fiducia, io ho vinto il mondo con tutte le sue cattiverie. Ma il discorso di Gesù non è ancora finito. Egli continua e giunge al vertice della sua proposta, quella che potrebbe cambiare veramente il mondo. Non si possono ripetere le parole di Gesù senza avvertire una profonda emozione. Sentite, dice Gesù: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del vostro Padre Celeste. Il vero cristiano non può odiare. Egli è talmente una cosa sola con Dio da sposare i sentimenti di Dio. E Dio non può odiare. Sia ben chiaro, Dio ha nemici, ma Lui non è nemico di nessuno. Egli resta sempre Padre. È l'uomo che si può allontanare da Dio, ma Dio non può allontanarsi mai da nessuno. Anche il cristiano può avere nemici. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ha detto Gesù. Ma il cristiano non deve mai sentirsi nemico di nessuno. Così si diventa figli di Dio e ci si salva per l'eternità. Solo così noi offriamo ogni giorno al mondo il segno per far riconoscere la presenza di Dio in noi. L'aveva capito mirabilmente Vittorio Bachelet, un mite travolto ma non vinto dalla violenza. Ricordiamo questo cristiano perché in lui si è manifestato il mistero e la grandezza della nostra vocazione cristiana. Egli è stato martire, ma non carnefice, oggetto di violenza, ma non violento. La più bella testimonianza su di lui l'ha dato il figlio Giovanni, quando ha reso pubblici alcuni particolari di vita familiare. Ha raccontato Giovanni: mio padre ci ha insegnato a vivere la carità. Mio padre diceva che il cattolico può essere odiato, ma egli non ha il diritto di odiare nessuno. Il cristiano possiede una sola possibilità di risposta e di vincere. È questa: carità, perdono, sempre. Ecco un cristiano vero. Formato a questa scuola, il figlio, davanti alla salma del padre che portava i segni freschi di violenza, fu capace di dire queste parole: prego per gli uccisori di mio padre. Nella nostra bocca sempre parole di vita e non di morte, di perdono, mai di vendetta. Pensate, davanti al padre ucciso. Moltiplichiamo questi esempi e alle piccole violenze di ogni giorno rispondiamo con questa carità, ricordando le parole di Gesù: se voi amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani, anche quelli che non credono? Noi siamo stati chiamati a cambiare civiltà, partendo da noi stessi. Dentro ciascuno di noi c'è il progetto del santo e quello della bestia. Sta a noi respingere il richiamo della bestia e far crescere la luce del santo. Nel mondo mancano i santi. Che non manchi la nostra santità, la tua, la mia, di ciascuno di noi. Che bel programma di vita. Sia lodato Gesù Cristo.